Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. Buonasera, eccomi, solitamente non sono in onda in questo ultimo tratto temporale, lo sono questa sera, ma non è questa l'eccezionalità della trasmissione di questa sera, di questo nostro nuovo 60 News, è piuttosto l'ospite, perché una volta tanto non abbiamo rappresentanti di associazioni, un politico locale dove parliamo di questa terra, anche se di questa terra parleremo comunque con chi? Con Bernardica. Io non so quanti... Buonasera. Buonasera Bernard, non so quanti... Quanti lo conoscono o quanti se lo ricordano, perché è stato in questa terra nel mese di novembre, se non erro, no? Esatto. In occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che organizzò l'amministrazione comunale assieme alle scuole locali. E abbiamo colto l'opportunità di avere questo straniero in studio perché sia da esempio, come lo fu la volta passata quando parlò ad una folta platea di giovani e li convinse, noi questa sensazione abbiamo avuto all'epoca, li convinse a cambiare rotta, perché i nostri giovani noi li tartassiamo, sai Bernard, anche con le nostre trasmissioni quando si parla di giovani, perché li vogliamo un attimino destare, li vogliamo attenzionare sui fenomeni, ed sui è giusto, eventi, ed è giusto che si faccia, perché insomma li vediamo isolarsi, li vediamo essere sgomenti da come vanno le cose e distratti, ecco, dall'attualità e da quello che dovrebbe essere da cogliere quegli attimi propizi che la vita ti offre. E tu li hai convinti, perché sei stato molto molto positivo, hai parlato loro su diversi temi e su diversi temi vorremmo parlare anche in questa nuova seduta. Sai che abbiamo tutto il tempo, no? Ci sono 45-50 minuti a disposizione, quindi li possiamo spendere a nostro piacimento, anche soffermandoci con razio e con tempo sulle varie tematiche. Ma intanto, per chi non ti conosce bene, chi è Bernardica? Tu, ecco, già il nome, no? Intanto io mi sfrego le mani, sai perché? Perché, ecco, e questo può essere anche un argomento, forse il primo, perché sta cambiando, no? I mutamenti, ecco, atmosferici, cambia il clima, io questa sera mi sfrego le mani perché fa freschetto, no? Noi diciamolo francamente, abbiamo registrato ieri, stiamo andando in onda di mercoledì, abbiamo registrato il martedì e con questo martedì è arrivato anche un po' il freddo, perché abbiamo vissuto 2 mesi, forse 3, di gran caldo. E poi tra l'altro anche ci hanno segnalato che abbiamo letto che è stato il febbraio più caldo della storia, quindi anche il cambiamento climatico credo che sia alla tanta attenzione dei ragazzi, vabbè, questa tanta attenzione. Sì, è vero ed è bello, perché ha scatenato questa tematica, grazie all'impegno Greta Thunberg, un sacco di giovani in piazza d'Italia e del mondo, perché abbiamo visto per la prima volta, forse erano anni che non li vedevamo, miei coetanei in piazza e chiedevano agli adulti maggiore impegno su queste tematiche. Maggiore impegno significa non soltanto quei grandi incontri in cui ci si confronta, si parla dei temi ma poi dopo non si conclude nulla, maggiore impegno economico, perché
la sostenibilità ambientale va sostenuta appunto anche economicamente, facendo delle scelte magari che non vanno di moda oggi, ma che servono per garantire un futuro e un mondo più pulito, più sano, migliore per chi verrà domani. Questo per gli amministratori pubblici, invece per la gente comune è quella di rimboccarsi le maniche, esatto, e stare attenti, insomma, stare attenti a cosa? Ai rifiuti, a quant'altro. Esatto, alle piccole azioni che ognuno di noi fa, esatto, cioè cercare di guardarsi allo specchio quando ogni giorno facciamo delle cose, quando teniamo aperto il rubinetto, quando facciamo quei piccoli gesti che poi messi insieme a quelli delle altre persone del mondo producono grande inquinamento. Quindi il nostro impegno deve essere questo, non soltanto protestare, ecco, forse il vero cambiamento potremmo vederlo qui, non fermarsi alla protesta in piazza con lo slogan, certo, con il grido, ma cercare nella propria quotidianità di attuare quella protesta con una proposta, con un impegno. Non solo teoria ma anche pratica, esatto, come in ogni cosa. E forse un altro argomento di stretta attualità che potremmo trattare magari anche meglio nel corso della trasmissione è il coronavirus. Insomma, tu sei qui proprio per questa ragione, no, nel senso, no, che, nel senso che tu eri qua per conversare con i ragazzi, avevi tutta una serie di incontri che sono saltati per via di questa ordinanza ministeriale che dice no, non possono svolgersi questi incontri pubblici con la presenza di più, ecco, eccetera eccetera. Ecco, i giovani e il coronavirus, insomma, un tema, certo, che mi sono inventato adesso. Quanto bisogna preoccuparsi, quanto sono preoccupati, quanto bisogna essere sensibile? Guarda, devo dirti, Pino, c'è un po' di paura a giro, ma forse dobbiamo correggerci, perché la paura è appunto quando si dice ho paura di qualcosa che conosco, di un fenomeno che io riconosco bene, ho paura ad attraversare la strada e quindi passo sulle strisce pedonali perché ho paura di essere investito, quindi per questo motivo vado sulle strisce pedonali. In questo momento noi non è che abbiamo paura, siamo angosciati, che è un sentimento diverso, perché quando si ha e si prova angoscia, si prova paura di qualcosa che non conosciamo, perché noi non lo conosciamo questo virus, non sappiamo come davvero non si deve contrarre, non sappiamo cosa possa succederci, esatto, ma in realtà non abbiamo contezza e particolare. Esattamente, insomma, perché è un fenomeno nuovo. E perché l'angoscia poi può trasformarsi in psicosi sociale, in allarme sociale di una comunità? Succede nel momento in cui non c'è un'informazione corretta, ma un'informazione corretta non deriva soltanto dalle televisioni, ma deriva anche dalle istituzioni, da chi rappresenta le istituzioni, quindi dai sindaci, dai presidenti di regione, dai governi, dal Parlamento europeo, da quelle che sono le istituzioni europee. Se ognuno di questi organi dice cose diverse, il cittadino a casa è disinformato e la disinformazione crea psicosi e crea soprattutto incertezza. La disinformazione però creata dalla voglia di fare ascolti, esatto, alti indici d'ascolto, no? Ma il tema è che non appartiene questo soltanto magari ad alcuni giornali o ad alcune pagine social, ma appartiene anche a dei rappresentanti delle istituzioni. Quando io negli scorsi giorni, l'abbiamo visto tutti, no? Rappresentanti di vari partiti che si sono presentati magari su Facebook con la mascherina, ma quello è un gesto pesante. Nel mondo hanno visto il presidente della regione Lombardia mettersi la mascherina e questo ha dato il segnale di come l'Italia, a partire dai leader più grandi, dai rappresentanti delle istituzioni, si trova in una situazione difficile. E questo cosa ha provocato? Ha provocato i turisti che non vengono più, ha provocato l'economia che rallenta. E per questo motivo noi dobbiamo stare attenti nei gesti che facciamo ogni giorno, perché creare incertezza vuol dire svalutare quello che è il marchio dell'Italia. Allora, quando oggi si parla, no, dell'impegno del governo nel dare risorse per questa situazione difficile, forse tante risorse dovrebbero essere messe in queste settimane nel fare del marchio Italia nel mondo, riprenderlo, perché io credo che nelle ultime ore è stato svalutato tantissimo, anche grazie a gesti e me come quelli che dicevamo prima. Sì. Ci deve pensare l'impresa, c'è un imprenditore di Cosenza che sta proprio in questo periodo intrattenendo nuovi rapporti con cinesi e con giapponesi, quindi, ma come dicevi tu, non deve venire soltanto dalla base, ma anche governatori, no, che devono dare l'esempio, perché quello è un esempio, insomma, che danno fuorviante. Sì, noi siamo pronti, magari quando si presentano la mascherina, noi siamo pronti, vigili, attenti, siamo in prima linea, vero? Sì, però attenzione, perché creiamo dei danni ai nostri imprenditori, a quanti altri che magari non vogliono più relazionarsi con noi o aspettano di vedere un po' l'evolversi delle situazioni. E sai cosa c'è, Pino, anche legato al coronavirus? Sì. Noi abbiamo forse riscoperto l'importanza di qualcosa che il mondo un po' ci invidia, pensiamo agli Stati Uniti, che è quella cosa che è un po' acciaccata, ha dei difetti, non è perfetta assolutamente.
assolutamente, perché negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, ha avuto tagli di ogni tipo, no? Abbiamo magari meno ospedali, la sanità, abbiamo magari meno posti letto, abbiamo magari medici più precari rispetto a prima, abbiamo tante difficoltà nel nostro sistema sanitario, ma laddove ce n'è bisogno, là quando ce n'è bisogno, ci rendiamo conto di quanto sia importante avere un sistema sanitario che non chiude le porte a nessuno. Vediamo in America, in queste ore stanno comprando dei tamponi, lo sta comprando lo Stato federale, perché altrimenti il tampone non può essere fatto a chi non ha i soldi per poterlo comprare. Allora, cosa significa, cosa ci ha insegnato, cosa ci hanno insegnato questi giorni? Che sul sistema sanitario nazionale bisogna investire, bisogna farla finita di quei tanti tagli che nel corso degli anni, con governi di ogni colore, abbiamo visto portare avanti. Allora, dobbiamo anche riscoprire questa importanza, sì, perché quando vediamo che i primi ricercatori al mondo che isolano il coronavirus per poterlo studiare, per poter trovare nei prossimi mesi un vaccino per debellare questo fenomeno nel mondo, sono delle donne del sud, e sono delle donne del sud ricercatrici precarie, e questo è drammatico. Noi prima si parlava di imprese e di imprenditori, ragioniamo come un'impresa, come un imprenditore. Noi abbiamo poche eccellenze. Beh, non poche, sotto un certo aspetto poche eccellenze. La sanità pubblica è un'eccellenza italiana. Allora, un imprenditore, quando ha un'eccellenza, la valorizza, no? La mette in risalto, profonde ogni sforzo, ogni energia, anche economica, per renderla ancora più visibile e memorabile. E facciamola anche come Stato, no? Con la sanità pubblica, no? Cerchiamo, un po' come dici tu giustamente, di metterci al fianco a sostegno di questi grandi menti che abbiamo in Italia. Prima si parlava di stampa fuorviante. Il coronavirus non ti ha consentito di incontrare i più giovani studenti calabresi, però hai incontrato quelli più grandi, quelli dell'università, perché comunque tu sei stato all'università in questi giorni, in questi pochi giorni di Calabria. Dove? A Cosenza, non so. E a Catanzaro, all'università Magna Grecia. E mi pare che ti sia occupato, no, di stampa. In sì, che sì. Maniera, scusa? In che maniera? Noi viviamo in un mondo in cui i giovani hanno un sacco di mezzi di informazione, c'è grande scelta, c'è grande pluralismo, spesso però il pluralismo è un po' nascosto, no? Perché sappiamo che anche tanti giornali del nostro paese fanno parte magari dello stesso editore, e questo non è proprio bello in una democrazia, non è proprio straordinario. Ma soprattutto noi giovani abbiamo sì telefonini, tablet, computer, abbiamo tutto, però forse nessuno ci ha insegnato, ci ha educati a comprendere come si legge una notizia, a comprendere l'utilizzo della tecnologia. Ma attenzione, non soltanto a capire i rischi della tecnologia, del web, dei social, ma a capirne anche le opportunità. Se tu a un bambino vai lì e lo sgridi dicendogli che quella cosa non va bene, che con la palla ti fai male, quello lì non ti dà retta. Se te invece gli dici, guarda che se usi la palla in questo modo e la tiri al tuo amico, gli fai male. Ma se quella palla invece la usi e la passi al tuo amico, ti ci diverti, ci giochi. Ed è così, con un telefonino puoi fare un sacco di cose, può essere un'opportunità straordinaria, però può essere anche un grande rischio, può essere anche una grande arma. Allora, noi abbiamo episodi nelle scuole in cui si insegna ad utilizzare la tecnologia e l'informatica, insegnando ancora oggi alle scuole medie, alle scuole elementari, come si utilizzano programmi come Excel o PowerPoint. Quando tu mi insegni, ci sono bambini di 5 anni che insegnano ai propri nonni ad utilizzare il cellulare o il tablet. Sì. Succede questo oggi nel mondo. E allora perché non siamo in grado di dire magari che dobbiamo rinnovarli un po' questi programmi scolastici? Dire, io voglio insegnare ai giovani nelle scuole come si legge una notizia. E non significa regalare i giornali alle scuole, perché spesso quei giornali restano davanti alle porte delle segreterie, sui banchi dei custodi, e nessuno li legge. Ci vogliono sì le copie, perché bisogna leggerle un giornale, certo, ma ci vuole anche chi ti spiega come si legge un giornale, come si costruisce un giornale, come si ascoltano le notizie ad un telegiornale. Allora bisogna far sì che i giovani non siano soltanto quei ragazzi che vengono messi in una sala convegnistica perché c'è da far pubblico e bisogna far parlare qualcuno dalla presidenza. Allora, quello che stiamo costruendo con l'Università Magna Grecia e Catanzaro è proprio questo, un incontro con i giornalisti, con i rappresentanti del governo che ha delega all'editoria e all'informazione, il sottosegretario Martella, e con i giovani, che non siano lì a riempire la sala, ma siano lì appunto a dare la propria opinione sui rischi e soprattutto sul motivo che ha portato l'editoria in calo nel corso di questi anni. Ascolta, io non vorrei adesso anticipare tutto quanto, magari svelare qualche
qualche strategia, ma tu avevi sicuramente programmato questi incontri con i ragazzi qua delle scuole, ecco, che cosa avresti detto questa volta? E poi facciamo, stiamo un po' scombinando i piani, nel senso non stiamo seguendo una tratta cronologica esatta, ma comunque ecco come arrivano gli argomenti in maniera estemporanea, li trattiamo. Ma lo diciamo a chi ci guarda da casa. Nel senso che poi torneremo indietro, andremo, certo, a vedere questo incontro di novembre, cos'è stato, i temi trattati, volentieri, eccetera, eccetera. E magari lo rivedremo anche in quel video. Eh sì, poi abbiamo anche Silvio. Certo. Sì. Però qual è il motivo che porta ragazzi come me, come volontariato, a stimolare i propri coetanei e dirgli... L'argomento è aversi trattato con questi ragazzi. Il tema della Costituzione. Della Costituzione. Oggi si parla, no, di educazione civica nelle scuole, di quegli articoli importanti, ma io quello che cerco di dire ai miei coetanei è non soltanto a conoscere quegli articoli, sì, ma a capire il motivo e la storia che li ha portati a diventare degli articoli di una Costituzione di tutti. Forse non tutti i giovani sanno che la Costituzione è stata scritta da tutti i partiti che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, quelli che hanno combattuto per conquistare la democrazia. E nessuno si è permesso di dire all'altro che l'altro sbagliava. Quando noi leggiamo che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, avevamo i due più grandi partiti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista, uno diceva che l'Italia era fondata sui lavoratori e l'altro diceva che l'Italia era fondata sulla famiglia. E hanno trovato un compromesso, hanno deciso di dire che l'Italia era fondata sul lavoro, perché il lavoro mette in comune sia i lavoratori che la famiglia. Certo. Questa parola, caro Pino, la parola compromesso è diventata una parolaccia nel nostro paese, in questa società, perché noi partiamo dal fatto che se io dico una cosa io ho ragione e l'altro ha torto, e non c'è motivo, non c'è modo di poter metterci a sedere, poter confrontarci, ma non fare un compromesso alla meno. Un uso distorto della parola. Esattamente, fare un compromesso che veda sempre la luce accesa su una parola. Bene comune. Lo vediamo sul coronavirus. Sì. Prima si dividono i presidenti di regione con il governo, poi si divide magari il nord e il resto d'Italia che magari non aveva il coronavirus e quindi non voleva fare entrare quelli del nord. Poi si dividono i partiti tra la maggioranza e l'opposizione dicendo che certe manovre non vanno bene. Ci dividiamo e basta, anche nelle situazioni peggiori. Certo, bisogna essere diversi, è un bene per la democrazia, ma poi caspita, riusciamo a trovare nei momenti di maggior difficoltà un motivo per stare insieme? Lo hanno trovato quelli che sono usciti alla Seconda Guerra Mondiale e non avevano molto in comune, eh? Cioè chi era per la monarchia, chi era per la repubblica, chi era comunista, chi era democristiano, eppure per il bene di tutti hanno deciso di scrivere insieme un testo unico. Noi forse non sappiamo come, ad esempio, io parlo della mia regione, vengo dalla Toscana. La Toscana ha un simbolo nel suo gonfalone, come la Calabria ha un bellissimo gonfalone, che è un cavallo alato, è una figura mitologica, si chiama Pegaso. Perché viene scelto quel simbolo? Perché rappresenta due significati. Il primo, la libertà perché il cavallo alato ha le ali, appunto. Il secondo, la forza del cavallo, che è un animale molto forte. Perché fu scelto quel simbolo nel 1944, era il 12 agosto? Perché i partigiani, democristiani, comunisti, socialisti, repubblicani o monarchici, che avevano combattuto i nazisti e i fascisti italiani, decisero di scegliere un simbolo che li potesse rappresentare. La libertà riconquistata dopo 20 anni di dittatura, ma al contempo la forza di un popolo che doveva rialzarsi alla guerra e costruire una nuova forma di Stato. Quando noi magari ci confrontiamo su valori come la scuola, valori come la solidarietà, c'è un articolo e le parole che vengono scelte dai costituenti dal 46 al 48, al 1 gennaio del 48, giorno in cui la Costituzione diventa vera e propria legge, le vediamo nell'articolo 3, non il primo comma, non la prima parte, ma la seconda parte, che è meno conosciuta nel nostro paese, che fa più o meno così. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena libertà e lo sviluppo della persona umana. All'articolo 34, l'unico che parla di scuola, si dice che tutti i cittadini, tutti i giovani, hanno il diritto di arrivare al più alto grado degli studi. Se sono bravi, se studiano, hanno il diritto di arrivare al master più importante che esiste nelle università italiane. È un bel significato, no? Siamo tutti uguali. Però... Se io cresco magari nella montagna calabrese e sono lontanissimo da Germaneto, dall'Ateneo di Catanzaro, come faccio ad avere gli stessi diritti di chi magari sta lì? Se non ho soldi per potermi spostare, per poter comprare libri. Allora, qual è l'articolo che i costituenti scrivono?
quello, l'articolo 3, che non può essere modificato, e dicono che ci sono degli ostacoli. Cosa significa? Che gli stessi che dovevano convincere un paese che la Repubblica era la giusta scelta, un paese diviso in due, metà voleva la monarchia, metà, poco più di metà voleva la Repubblica, dicono che l'Italia era un paese fatto di un sacco di ostacoli, c'erano tante difficoltà e non lo nascondono, e dicono che quelle difficoltà devono essere tolte. Ma da chi devono essere tolte? Qual è la parola che scelgono i costituenti? È Repubblica, che non significa governo, che non significa sindaco, che non significa parlamentare o giudice, significa tutti questi soggetti, ma anche un altro soggetto che è fondamentale in uno Stato, che è il popolo. Questo significa solidarietà. E i costituenti lo mettono al terzo articolo perché vogliono dire che tutti dobbiamo darci una mano. Allora, qual è il significato oggi di un giovane che vuole impegnarsi? Di dire che non si parte con la verità in tasca e di dire al contempo che noi dobbiamo essere in grado di crescere in un mondo, di cambiare il mondo, perché sì, bisogna anche cambiarlo se davvero ci crediamo, dove non per forza chi nasce indietro deve restare indietro, ma colui che sta indietro possa avere una mano, non per arrivare in fondo insieme. No, non è questo l'uguaglianza. L'uguaglianza è dire che tutti abbiamo lo stesso diritto di partire dal nastro di partenza. Poi chi si sarà allenato di più arriverà più avanti, chi si sarà allenato di meno arriverà più indietro, ma io devo dare il diritto a tutti di avere delle scarpe per correre su quella, su quel campo, e tutti dalla stessa linea di partenza. Quella è l'uguaglianza. Queste parole, questi significati, qual è il pericolo della nostra comunità, della nostra società? Di usare parole come solidarietà, pace, libertà, democrazia, uguaglianza, così, usate per prendersi un applauso senza senso, parole vuote. E invece noi dobbiamo dare sostanza alle parole, e alle parole diamo sostanza se conosciamo la storia dei nostri nonni, che è quella, caro Pino, che nessuno ci insegna. Chi ci guarda da casa forse lo sa meglio, perché la mia generazione studia nelle scuole la stessa storia che hanno studiato i miei genitori e forse anche i miei nonni. Non è cambiato niente, passano gli anni ma non cambia niente. Allora, come può un giovane oggi capire di doversi impegnare in un mondo che non conosce? Quest'anno, nel 2019, a novembre, abbiamo celebrato i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Sì. Davvero credono i giovani di oggi che non solo Berlino e la Germania erano divise in due, ma il mondo intero era completamente diviso? C'era una parte di mondo che ragionava in una maniera con l'America e un'altra parte che ragionava con l'Unione Sovietica. Due mondi diversi. Davvero crediamo che esattamente 30 anni fa, dall'altra parte del Mare Adriatico, c'era una bandiera, era la Jugoslavia. Oggi, in quella stessa parte di terreno, ci sono 7 bandiere, 7 stati indipendenti. Noi, caro Pino, sappiamo benissimo cos'era la Mesopotamia. Sì. Era la terra degli Assiri, dei Babilonesi, dei Sumeri, la terra dove è stata scoperta la stella di Hammurabi. Prova a dire a un giovane d'oggi se sa cos'è il conflitto israelo-palestinese. Non sa né cos'è Israele né cos'è la Palestina. Prova a dire a un ragazzo che l'ISIS è partita dalla Siria, da Aleppo. Non sa neanche dov'è la Siria. Eppure tanti problemi del nostro tempo, se l'America e la Russia, se certi territori nel Medio Oriente oggi hanno delle guerre, lo devono a quel conflitto di quel pezzettino di terreno che è conteso tra la Palestina e Israele. E se noi oggi abbiamo pianto le centinaia, le decine di persone morte negli ultimi anni nelle più grandi piazze d'Europa, piazze come Parigi, Bruxelles, piazze come l'Inghilterra, in cui sono morte persone uccise da chi? Dall'ISIS. Gli stessi che erano partiti da quel Medio Oriente sono venute nelle più grandi piazze d'Europa. Allora, questa cosa ci insegna, e chiudo, quanto sia pericolosa l'indifferenza, quanto sia pericoloso dire che vedo un problema, vedo che quel problema riguarda degli esseri umani innocenti, ma mi giro dall'altra parte perché fa meno male, perché magari non so cosa dover fare, perché se non vedo ho la coscienza più pulita. E invece se io vedo, mi occupo di quelle persone lì, allora posso anticipare quel problema che riguarderà anche la mia vita. E ce lo insegna la storia. Ce lo insegna la storia con quella che è stata la strage della Seconda Guerra Mondiale, e ce lo insegna ahimè la storia dei nostri giorni con quello che è successo negli ultimi anni. Ti ho seguito con molta attenzione, un'autentica Alessio, quell'attenzione che abbiamo notato in tutti quei giovani quel giorno lì all'auditorium di Roccella Ionica. Non so, non eravamo abituati, perché
spesso si distraggono, spesso magari quando parla, che so io, un'alta personalità, sono col telefonino, comunque molto distratti. Quel giorno no, un caso raro quando tu hai relazionato, ma forse perché era, non lo so se è questo, magari è banale come osservazione anche, l'etaio. Un giovane che parlava ad un altro giovane, sì, ecco, l'etaio. Forse sarà quello, però abbiamo visto, abbiamo notato, abbiamo avuto questa sensazione. Invece tu, la sensazione che hai avuto tu, guardando in volto questi ragazzi e poi le domande che ti hanno fatto, e qual è la domanda che magari ti ha più suscitato la sensazione? Particolare sensazione. La sensazione è quella di ragazzi, soprattutto quelli un po' più grandi, quelli delle scuole superiori, che generalmente sono un po' rassegnati ad una Calabria che ha un po' di problemi, come tutta l'Italia, come tutto il mondo, ma magari qui c'è qualche problema in più. Ma qual è il punto? È che secondo questi giovani questi problemi non cambieranno mai, perché sono gli stessi che hanno vissuto i loro genitori e che loro sono destinati a ripetere. Allora, quando tu gli dici magari viviamo in un mondo in cui non c'è futuro, loro dicono no, non è vero, il futuro c'è, ma c'è se noi andiamo via da questa regione. E fa male, Pino, dire questo, certo. Fa male. Io potrei essere ipocrita a dire adesso ma tutto bene, tutto perfetto, ma non sono qui, non mi paga nessuno. Lo dico perché da questa situazione si parte, e per risolverlo un problema bisogna partire dalla lettura della realtà. Allora, se c'è questo problema, noi dobbiamo dire come possiamo far sì che i giovani di questa terra abbiano il diritto di poter continuare a vivere nel luogo in cui sono nati e cresciuti, certo. Da qui dobbiamo partire, e dobbiamo partire dicendo che i problemi non vanno nascosti, ma non dobbiamo nemmeno dire che tutta la Calabria viene identificata come purtroppo oggi nel mondo viene identificata, non come per la terra del bellissimo mare di Roccella, per la terra del bellissimo mare che noi conosciamo a Tropea, speriamo diventi capitale italiana della cultura, certo. No, viene conosciuta come la terra dell'andrangheta, come la terra della criminalità. Non per chi magari continua a fare informazione con difficoltà, senza fondi, ma sempre attenta al territorio, no, solo per le cose brutte. E questo è dovuto anche da noi, da come la raccontiamo, certo. Fuori di qui. Allora noi dobbiamo dire ai nostri giovani di impegnarsi e di non arrendersi in partenza, e di non dire che vinceremo per forza la sfida del cambiamento. No, non è detto, non si sa, non lo possiamo sapere. Però una cosa la sappiamo, che se stiamo fermi non cambierà niente. Se ci proviamo magari qualcosa può cambiare. Adesso ci fermiamo, però il coronavirus qualche effetto positivo l'ha avuto. Adesso insomma gioco con argomenti abbastanza seri, perché tanti ragazzi, no, chiuse le università, chiuse le scuole, chiusi tanti posti di lavoro, sono tornati nella loro terra natia. Però non deve essere soltanto una fase emergenziale a farli tornare nel loro paese. Adesso parliamo di giovani, parliamo di questa terra e perché vanno via. Intanto ci idratiamo con una pausa, andando a guardare quei volti che dicevamo, molto attenti dei ragazzi negli istituti roccellesi quando tu hai relazionato. Video. La giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza celebra la data in cui la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia venne approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989. Ogni anno il 20 di novembre si ricorda questa data in quasi tutti i paesi del mondo. Ad oggi aderiscono alla Convenzione 194 Stati, ad eccezione degli States, hanno ratificato questa Convenzione. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 di maggio 1991 con la legge 170. L'ultimo paese ad aver ratificato la Convenzione è stata la Somalia. La Convenzione è uno strumento giuridico e un riferimento ad ogni sforzo compiuto in 50 anni di difesa dei diritti dei bambini ed è composta da 54 articoli. Anche in Calabria molti comuni si sono organizzati per celebrare la giornata. Ad esempio a Roccella, questa mattina all'Auditorium Unità d'Italia, Bernard Dica ha incontrato i giovani. I giovani protagonisti del presente, è questo lo slogan della manifestazione. Hanno presenziato le autorità politiche del luogo e anche quelle scolastiche. La dottoressa Rosita Fiorenza, dirigente del Mazzone, e la dottoressa Emanuela Cannistra, dirigente dell'Istituto Comprensivo Coluccio Filocamo. Oggi siamo tutti qui con i nostri ragazzi per questo grandissimo evento che vede protagonista Bernard Dica, che ha accolto l'invito dell'amministrazione comunale e stesso anche a noi scuole roccellesi. È una bellissima iniziativa perché a mio dire aiuterà i ragazzi a confrontarsi in maniera diversificata con una modalità nuova e soprattutto con un interlocutore più vicino alla loro età.
cercando di come dire, a familiarizzare non solo con quelli che sono i doveri ma anche i diritti. E il diritto più grande che secondo me i nostri ragazzi roccellesi hanno è quello di scoprire che insieme, in gruppo, in squadra, si può cambiare e migliorare la realtà in cui viviamo. E questa è una grande occasione perché li vede tutti riuniti con età diverse e di provenienze diverse in termini di realtà scolastica. È una giornata importante, ricorre il trentennale. Dal 1989 è stato siglato un patto fra i vari stati che hanno indicato quelli che sono i diritti dei bambini e dell'adolescenza. Naturalmente l'amministrazione comunale di Roccella Ionica, di cui mi pregio di appartenere, è assolutamente incline a sposare iniziative del genere e naturalmente noi saremo sempre a difesa di quelli che sono i diritti dei bambini, perché confidiamo nel fatto che una società si dimostra sana da quello che fa per i propri bambini. Oggi potete poi assistere all'interno della sala una quantità notevole, importante di ragazzi, di adolescenti che ascolteranno Bernard Dica, un ragazzo di origine albanese, pistoiese d'adozione, cittadino italiano, alfiere della Repubblica, che ci potrà indiscutibilmente arricchire di quelli che sono i diritti oggi riconosciuti, perché a noi sembra tutto molto scontato, ma dobbiamo parlarne per evidenziare che cosa? Che il fatto che ci sono bambini che purtroppo hanno dei diritti negati, e il parlarne ci deve diciamo così, indurre ad essere sempre più dinamici e a moltiplicare questo tipo di iniziative. Naturalmente, come già detto, l'amministrazione comunale di Roccella è in prima linea su questo fronte e noi naturalmente non permetteremo mai a nessuno che di ledere qualsivoglia diritto dei bambini, e nel caso in cui lo facesse saremo sempre a difesa dei soggetti più deboli. Si inizia a guardare quelli che sono i problemi dei giovani non soltanto in Italia ma anche in giro per il mondo, perché se c'è un bambino che soffre anche dall'altra parte della terra, quel problema ci riguarda, perché se noi non ce ne occupiamo quel problema verrà a bussare alla nostra porta. Quindi la giornata di oggi è un inno contro l'indifferenza verso i diritti dei bambini che magari ancora non conosciamo. Ma perché è importante anche per i grandi tutelare i diritti dei bambini? Perché quelli che sono ad esempio i diritti al lavoro, il diritto di un giovane oggi di poter avere un lavoro, è un diritto che deve essere tutelato anche dal grande. Pensate al pensionato, il pensionato non può ricevere la pensione se il giovane non lavora e non presta i contributi allo Stato. Per questo motivo, molto semplice, noi abbiamo la necessità di unirci in una comunità e di far sì che anche i più piccoli possano avere gli stessi diritti e magari più diritti delle generazioni precedenti. Lo ricordiamo con questa giornata, ma soprattutto lo diciamo a chi è a casa: attiviamoci, informiamoci e non pensiamo di vivere in questo mondo da soli, perché ci sono anche altre persone. E quanto è bello vivere in un mondo in cui tutti si sta meglio, perché quando tutti stiamo meglio la stessa comunità è più forte, più coesa e più aperta, sì, più aperta, perché è in grado di poter contribuire e di potersi allargare anche a differenti culture. Sì, eccoci nuovamente in onda, ragazzi attenti, addirittura elettrizzati proprio per questa brillantezza del nostro Bernard. E mi dicevo fuori onda, poi abbiamo scambiato una chiacchiera e mezza, nel senso, poi tante domande ti fanno anche i più piccoli, in questo caso anche soprattutto più piccoli. Soprattutto i più piccoli. Innocenza dei bambini. Che tipo di domande sono? Ma sono domande un po' di ogni tipo, soprattutto erano più curiosi. Se sono veri i capelli bianchi di Mattarello. Esatto, erano erano un po' curiosi, però insomma è bello vedere, perché i più piccoli soprattutto sono meno timidi dei miei coetanei. È un bel problema la mia generazione, no? E loro cominciano già a quell'età, cominciano già a chiedersi, perché ce lo chiediamo noi che abbiamo un'età insomma già avanzata, è sempre quella la domanda, la madre di tutte le domande. Cioè, allora abbiamo parlato prima, allora, l'argomento era, l'abbiamo detto prima che andasse il servizio, ragazzi terra, Calabria, ragazzi, giovani di questa terra. Vabbè, ragazzi, in parte ne abbiamo parlato, ora torniamo. La terra è la domanda che ti dicevo, che ancora noi ci rivolgiamo, anche noi cronisti: ma com'è possibile? Questa terra ha mille virtù, la Calabria ha mille virtù, ha un clima straordinario. Ieri si è arrivato dell'estate, giusto? Sì, vabbè, oggi fa freschetto, c'ha l'agricoltura che insomma è fiorente, offre qualsiasi cosa, c'ha il mare, la montagna, la splendida montagna, dei parchi straordinari.
nucleari, non so, c'ha tante cose questa, e però è ultima in ogni indice europeo. Cioè, questo paradosso, secondo te, a che cosa è dovuto? E come va aggiustato? Neanche io ho la risposta alla madre di tutte le domande, però qualcosa l'ho notato. Chi è che ha voglia di investire i propri soldi? Lo fa in luoghi in cui ci sono delle infrastrutture, in cui ci si arriva più o meno bene. Noi abbiamo una strada statale, la 106, che non è degna di questo nome, possiamo dircelo. Abbiamo treni... Ci muore gente tutti i giorni, anche ieri l'ultimo incidente. È la strada più pericolosa d'Italia. Abbiamo un sistema di treni che è incommentabile su questa linea ionica. Abbiamo un porto importante, pensate, il porto di Gioia Tauro. Oltre ai problemi di legalità, e su quello ci si deve lavorare, per carità, ma noi abbiamo un porto che è molto profondo e che è al centro del Mar Mediterraneo e prende chi arriva dal canale di Suez e uscito dal canale di Suez vuole arrivare in Europa. Perché non si fermano in Italia e invece vanno magari in Spagna o addirittura escono dal Mediterraneo per poi raggiungere Rotterdam in Olanda? Non lo fanno perché se tu arrivi, tra i tanti motivi, a Gioia Tauro, scarichi i container, ma quei container li devi per forza mettere sui camion, perché non esiste ancora oggi, nel 2020, il piccolo tratto di pochissimi metri che connette la rete ferroviaria italiana al porto di Gioia Tauro. Allora, perché questa terra non cresce? Perché se io sono un imprenditore e voglio aprire qui la mia impresa, non ce la apro, perché mi costa troppo il trasporto di quei prodotti nel giro dell'Italia, certo. Perché non ci arrivano. Allora, quando tu vuoi ripartire e vuoi far ripartire l'economia del sud, non devi dire porteremo un sacco di posti di lavoro, daremo gli incentivi alle imprese per assumere i lavoratori, che l'impresa te li assume, ma poi dopo se non ha ordini, se non l'economia, se, non li può tenere, capito? Certo. Sì. Poi dopo un po' quei lavoratori non servono più, certo. non riescono a mantenerli quando finiscono. Tu parli sempre contributi. Che i ragazzi devono dedicarsi al loro territorio natio, devono renderlo migliore, ma se i ragazzi vanno via, come si fa a renderlo migliore? Lo si fa dandogli la possibilità di andarsene, non mi sono sbagliato, eh. Cioè io quello che dico è, i giovani di questa terra, ma i giovani in generale, qualsiasi giovane, dovrebbe avere il diritto di passare qualche mese all'estero per conoscere le cose che ci sono dall'altra parte del mondo. Questo è un qualcosa in più, non in meno. Il problema non nasce quando i giovani calabresi se ne vanno per la prima volta, il problema nasce quando quel giovane calabrese non ha il diritto di poter tornare e poter mettere a servizio la propria comunità. Ed è quello che succede. Perché già i ragazzi partono, vanno, anche perché obbligati ad andare via. Ed è quello che succede. Lavoro, non c'è studio, perché abbiamo. Insomma. Ma forse non è che non c'è lavoro, non c'è la qualità del lavoro che ricercano quei giovani. Cioè, magari bisogno del saldatore o bisogno del commesso, ma non c'è magari il contratto di ricerca, non c'è magari il posto per quell'ingegnere. Allora, cosa fa la Calabria? Costruisce dei cervelli di alto livello, li fa formare in università di alto livello, sì. E poi dopo li manda via. Cioè investe su quei giovani e poi con gli investimenti li comprano stati altri. Speriamo stati. Che queste parole giungano anche alla neogovernatrice Santelli, perché sai, poi qui si cambia anche repentinamente, si passa da sinistra a destra, da destra a sinistra, però sinistra a destra, niente. Non cambia niente. Evidentemente la gente chiaramente boccia sempre e promuove gli altri continuamente, repentinamente. Però dunque, questo è un problema, perché chi guarda magari i telegiornali nazionali vede che si continua a parlare dell'immigrazione, per carità, è un fenomeno importante, bisogna parlarne, bisogna informare, ma perché non si parla mai di quei tanti giovani che ogni fine settimana, io ho conosciuto un po' di calabresi, di genitori, e mi hanno detto che forse è uno dei giorni peggiori dell'anno è il 6 gennaio, perché? Perché si è passato almeno 2-3 settimane belle con i propri figli che sono tornati, con i propri nipoti tornati dalle università, dall'estero dove lavorano, ma il 6 gennaio è il giorno in cui l'Epifania, tutti poi rientrano nei propri luoghi di lavoro, i luoghi di studio, perché finiscono le vacanze. E il dolore, il trauma che quelle famiglie vivono nel doversi staccare per altri mesi. Questa non è una libertà,
Allora, quando noi diciamo e parliamo, usiamo termini di questo tipo, dobbiamo far sì che quel giovane abbia il diritto di scelta, se andare o non andare, non sia costretto. Allora questo lo dobbiamo fare dando investimenti a questa terra, che non vuol dire dare mancette elettorali, non vuol dire dare incentivi qualsiasi così a UFO, no, vuol dire dare investimenti in infrastrutture serie, perché se la Calabria è più raggiungibile rispetto a quello che è oggi, è chiaro che avete un mare straordinario, avete le montagne, avete le colline, avete le che vi manca? Non vi manca niente, basta appunto mettere a frutto ciò che già avete. Dunque, parliamo di giovani che devono far rete e mettersi assieme per cambiare un po' il loro futuro, la loro terra, l'Italia intera. Ecco, abbiamo parlato su diversi aspetti, abbiamo cominciato con la meteo, che è straordinariamente cambiato, eccezionalmente cambiato negli ultimi 50 anni, abbiamo parlato anche di quello che accade nel mondo, relazioni tra gli stati, però tutto in quest'ultimo decenni, no? Per via anche della tecnologia, ovviamente, che fa dei passi da gigante di anno in anno, di giorno in giorno, di ora in ora. Quindi tu sei partito pure col cellulare, ti ricordi? È la prima parola che hai usato anche in questa nostra nuovo incontro, il cellulare, la tecnologia. Ecco, possiamo fare rete con la rete? I giovani possono, insomma, fare rete con la rete? Sì. Può la tecnologia aiutarci in qualche modo? È pericolosa. Aiutare i giovani? È pericolosa perché con questa tecnologia tanti posti di lavoro spariranno, ma il tema è capirlo adesso e anticipare il momento in cui non ci saranno più quei posti di lavoro e dire inventiamo magari nuovi lavori che oggi non esistono, però se la scuola resta la stessa, se la scuola non è in grado di avere programmi nuovi, di avere più esperienza e non soltanto studio all'interno delle scuole, arriveremo troppo tardi. Noi siamo quelli che studiano di più in Europa e nel mondo, però magari fanno meno attività manuale, meno attività magari di studio in laboratorio, meno attività di studio sui computer, sulle tecnologie, nelle scuole. E questo è un problema, perché magari gli altri stanno indietro rispetto agli standard di studio, dell'alfabetizzazione, però magari sono più bravi nella manualità. Allora, in un mondo in cui la tecnologia sta stravolgendo tutto, noi dobbiamo avere il coraggio di fare una riforma scolastica che non riguardi soltanto i contratti dei docenti, per carità, ben vengano, sono contento per loro, ma che per la prima volta metta al centro della riforma scolastica lo studente, non sempre il docente. Ogni volta si parla soltanto di concorsi, di stipendi, non si parla mai dello studente, eppure la scuola nasce per lo studente. Sì. Vedi perché? Dunque, la tua storia personale, dovevamo farlo all'inizio, lo facciamo alla fine, ma ci siamo precipitati su quelli che erano gli argomenti di stretta attualità, perché sono tanti e tali che, insomma, possiamo stare qui anche puntate e puntate. Poi con Bernard è anche un piacere, perché puoi parlare di qualsiasi cosa. Bernard, la tua storia personale, dicevamo, già il tuo nome lo dice, tu non sei italiano, tu arrivi dall'Albania, la tua storia personale è raccontata sempre in pochissimi minuti. In pochissimi secondi. Allora, io devo tanto all'Italia, e non è una frase fatta, è la verità. Sono andato all'Italia perché mio padre venne qui nel 94, venne da clandestino, venne proprio in modo illegale, non poteva venire, venne con una barca, uno scafo da Valona, la cittadina più vicina all'Italia, nel tratto più stretto tra Lecce e Valona, appunto, questa cittadina albanese. Venne finita la dittatura comunista nei primi anni 90, perché da quella caduta nacque una guerra civile in quel paese e fu destinato a scappare, e lasciò in Albania mia madre. E partì più o meno negli stessi giorni in cui nacque mia sorella, nel 94. Arrivato in Italia, venne in provincia di Pistoia, dove io tutt'oggi abito, e fu rimandato indietro dopo un anno perché fu scoperto senza documenti. Ci riprovò dopo ancora un anno nel 96 e, ritornato nello stesso luogo, a un certo punto conosce un maresciallo dei carabinieri in mio comune, che gli dice, lo conosce, vede che è una persona per bene, che non è un delinquente, che non era un ladro, perché anche gli albanesi negli anni 90 erano i ladri, erano gli assassini, erano quelli che magari venivano a creare danni. E quel maresciallo montò sulla volante dei carabinieri mio padre, non per arrestarlo, ma per portarlo in questura nella città capoluogo e firmare un foglio dicendo: mi assumo la responsabilità di poter permettere a questo signore di fare la richiesta di permesso di soggiorno per restare, insomma, io devo la mia presenza in Italia a quel maresciallo dei carabinieri e quindi allo Stato. Allora, perché
perché oggi sono qui e perché vado nelle scuole d'Italia in modo gratuito, perché vorrei in qualche modo rendere quello che l'Italia mi ha dato, ovvero la possibilità di poter crescere in questo paese, di poter dopo 17 anni avere il diritto di chiamarmi cittadino italiano, dopo un po' di difficoltà che nel corso di quei 17 anni certo. ci sono stati, no? A volte non ci facciamo caso perché è meglio non vedere, no? Ma passateci davanti alle questure, davanti agli uffici immigrazione ogni tanto, vedrete la mattina presto, ancora quando è buio, no? Bambini di qualsiasi nazionalità che sono magari nati in Italia, ma i loro genitori sono stranieri e ogni tot mesi devono andare, devono lasciare le scuole, spesso non dicono nemmeno il motivo perché un po' si vergognano, non capiscono perché gli stessi che sono nati nello stesso ospedale in cui è nato l'amico figlio di italiani deve andare ogni tot mesi in questura a rinnovare il permesso di soggiorno e questo succede ancora oggi, bambini che per strada aspettano il proprio turno in file chilometriche per andare a rinnovare il permesso di soggiorno, insomma è complesso Pino questo tema, il tema sì. dell'immigrazione, sì. però dobbiamo stare attenti da casa, dire che sì devono esserci più regole, bisogna mettere al centro la legalità, ma dall'altra parte ci sono esseri umani come noi e io credo che nessuno abbia diritti più degli altri, tutti hanno il diritto di vivere e non di sopravvivere e far finta che gli altri siano... Quindi né blocchi né chiusure, ma cos'altro? Legalità. 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 E legalità laddove uno non è in grado di poter ospitare in modo dignitoso per chi ospita e per chi viene ospitato, chiedere agli altri di essere aiutato. Perché? Perché noi viviamo nell'Europa, no? Nell'Unione Europea, non possiamo parlare di Unione Europea solo quando a qualcuno fa comodo, bisogna parlarne e dire che l'Italia è nel mezzo a quella cartina, nel mezzo al Mediterraneo e è l'ultimo stato grande dell'Unione Europea che sta al sud, è la porta dell'Europa. Allora io sono la porta dell'Europa e sono più a rischio di chi magari sta al nord, ma tu devi darmi una mano perché io non lascio morire nessuno in mare, ma subito dopo tu mi devi dare l'aiuto per ospitare quelle persone e al contempo impegnarmi in quei paesi da cui loro vengono, da dove partono queste persone per dargli una vita un po' migliore. Qualcuno dice ma che senso ha, cosa ce ne frega? Insomma, chi i nostri antenati nel corso dei secoli scorsi hanno tolto tante risorse a quelle terre e noi dobbiamo cercare di rimediare laddove i nostri antenati hanno sbagliato. Prima ti ho fatto la madre di tutte le domande, adesso ti faccio la madrina di tutte quante le domande, la faccio con l'espressione del piccoletto, no? Perché chissà quante volte ti hanno rivolto questa domanda, come te la rivolgesse proprio un ragazzino, come sei diventata la Fiera della Repubblica? è proprio così, no? Che ti chiedono? Te la racconto in modo sincero, sì. Ma ti chiedono proprio così? Sì, e soprattutto come cos'è, perché se non lo sa nessuno, sì. Non sapevo neanche io. Nasce da una telefonata di un numero privato. Ecco, io vi dico, rispondete sempre al numero privato, non si sa mai. Io non risposi, mi chiamò mia madre, dopo pochi minuti mi disse, mi hanno chiamato dal Quirinale, non ho ben capito, ti richiamo e non rispondi da un numero privato. Rispondo a questo numero, era la segreteria del Presidente della Repubblica che mi comunicava di aver ricevuto questa onorificenza, che è un attestato, un foglio in cui c'è scritto Presidente della Repubblica ti nomina al Fiera della Repubblica. Vabbè, anche la laurea è un pezzo di carta, certo. Però ha tutto un significato, però un valore. Qual è il tema? Oltre al pezzo di carta ti danno anche una medaglietta. Io quella medaglietta non la metto quasi mai, ho deciso di lasciarla nel cassetto, ma di portarla su di me come responsabilità. Vedi, responsabilità è un'altra parola che è diventata una parolaccia, fa paura perché è un dovere, è un obbligo. No, responsabilità è dire io ho la libertà di fare ciò che voglio e questa libertà mi dà il diritto di sapere che se io faccio qualcosa, se io faccio un'azione, quell'azione provoca qualcosa di buono o di meno buono verso anche chi sta intorno a me. E questa è una straordinaria libertà, è la responsabilità di chi dice io forse ho ricevuto, sicuramente ho ricevuto tanto a questo paese e nel mio piccolo, non da politico, non da presidente di un'associazione, non da chissà quale ruolo, ma da cosa? Da semplice cittadino. Vorrei dare qualcosa a chi magari mi chiama e dice Berna, ci vieni a parlare di Costituzione, perché no? Senti, però ti ricordi quel giorno, quella cosa, insomma, sempre con la domanda del ragazzino? Sì, quel giorno poi potenate. Siamo andati al Quirinale. Anche la data, già che ci siamo. Come? Sì, dire, era il 13 dicembre 2016. Il 12 dicembre 2016, in tarda serata, il presidente Sergio Mattarella convoca il presidente Paolo Gentiloni e il suo governo e quel giorno il governo si insedia, giura fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e la mattina dopo il governo era nelle aule del Parlamento, alla Camera e al Senato, per poter presentare il proprio programma di governo. E invece noi in quelle ore, quel 13 dicembre mattina, eravamo al Palazzo del Quirinale, la casa di tutti gli italiani, residenza del nostro Presidente della Repubblica, che accoglieva questi ragazzi. Solitamente quando vengono premiati gli Affari della Repubblica c'è sempre il Ministro dell'Istruzione. Quel giorno non c'era perché doveva ricevere la fiducia nelle Camere del Parlamento. E lui, fino all'ultimo momento, i suoi segretari ci dissero, guardate, probabilmente salterà, andremo a febbraio.
E lui, poi ci chiamarono 3-4 giorni prima e ci dissero: il Presidente della Repubblica ha deciso di fare comunque, ci tiene a farla il 13 dicembre. Insomma, è una persona straordinaria, non soltanto perché dobbiamo dirlo, perché è Presidente della Repubblica e quindi va difeso, no, è davvero straordinario. Bernard, quando passi da queste parti, chiamaci, perché per noi è una gioia immensa ospitarti, anche da un numero privato che noi rispondiamo. Cosa farà Bernard Dica da grande? Questa è la vera madre delle domande. Non l'ho venuta adesso, non è che madre, madrina. Non l'ho ancora capito. Ti dico la verità. Ho tante passioni, forse è sempre stato il mio problema, ma anche la. Scusa, il politico? Se politico vuol dire stare in un partito ed essere fedeli magari al segretario del partito piuttosto che agli ideali che mi hanno mosso in gioventù, allora no. Se politico vuol dire essere cittadini, dare il proprio contributo alla propria comunità, non girarsi all'altra parte di fronte ai problemi che ci sono, allora sì, sono un cittadino volentieri. Ma è possibile, però non per forza di mestiere, capito? No, ma poi uno lo può fare magari anche un'esperienza, però deve farlo sempre rimanendo fedele agli ideali che ti hanno mosso in gioventù e a quelle persone che ti hanno eletto e che non ti hanno eletto. Anche questo è un male, cioè è il giovane che deve andare dalle partite e non i partiti che vanno dal giovane, perché in questo caso un accostamento sarebbe anche necessario e opportuno. Per esempio nel tuo caso, tu sei stato appetito da qualcuno, qualcosa? Sì, ho avuto anche esperienze nei partiti e le ho vissute anche dall'interno. Poi non sono rimasto particolarmente entusiasta e quindi ho preferito negli ultimi tempi fare altro. Quello che però dico al giovane è che quasi sempre i miei coetanei, io stesso, partiamo con buoni propositi, però poi una volta arrivati lì, com'è che si dice? Dalle mie parti si dice che quando uno poi diventa parlamentare e va a Roma cambiano le priorità. Certo. E allora quello che dico ai miei coetanei è: fate politica, non abbiate paura di questa parola, perché a noi ci hanno insegnato, noi siamo figli di quei genitori che avevano la nostra età nei primi anni 90, Tangentopoli, tutti rubavano. La politica faceva schifo e bisognava starne lontani, ma la politica è l'unico mezzo in una democrazia in cui le persone che hanno il potere possono decidere di migliorare le cose come stanno. Allora fate politica, fatela nei partiti, fatela nella propria vita, non per forza va fatta nei partiti, nelle istituzioni, nel proprio lavoro. Se te, Pino, decidi di invitare me piuttosto che qualcun altro stasera, è una scelta politica, perché decidi magari di dar voce a un giovane rispetto di qualcosa, a un tuo coetaneo, messaggio diverso, capito? Certo, sì. Questa è una scelta politica. Fare politica vuol dire fare delle scelte, prendere delle parti, prendere una parte piuttosto che un'altra, avere il coraggio delle proprie scelte. Bernard Dica, Alfiere della Repubblica, quando vuoi. Voi invece sicuramente domani, ore 19, per un altro 60 News. Buonasera a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL.